Un altro mi ha scritto oggi: qual è la partita che ti ha fatto più male con il Milan? Che mi ha fatto più male. Ma guarda, io l'ho detto. Quando è che l'ho detto? L'ho detto una volta. Avevo degli ospiti in ufficio e c'era con me Boban e Massara. E ho detto, o forse con loro, una considerazione: ma sai che io sono il giocatore più perdente della storia? No, 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 adesso ti spiego. Perché ha giocato 29 anni, allora se uno guarda le partite, va. No, no, ti spiego il ragionamento, ti spiego il ragionamento. Io ho vinto tantissimo, tantissimo, ho vinto 5 Champions League, però ho Sì, perso. bene. Aspetta, ho perso 3 finali di Champions League, ok? Una finale di Supercoppa Europea, 3 finali di Coppa Intercontinentale, perso, eh? Una finale di Mondiale, una finale dell'Europeo, una semifinale di Mondiale. E poi ti posso andare avanti, no? E quindi Sì. ho avuto la fortuna, no, di vincere tanto e quindi ho visto queste, diciamo, queste, tutte queste finali perse come una cosa che fa parte del gioco. E quindi, sinceramente, ho accettato quasi tutto. Forse il momento, magari, te devo dire, più brutto è quando siamo usciti dal campo a Marsiglia, che non abbiamo finito quella partita, che probabilmente non meritavamo di vincere. Quindi, quella è una cosa che non è tanto legata al risultato, ma a un comportamento che secondo me non era giusto in quel momento lì, anche se c'era tanta confusione.